L'attuale territorio di Scalea ricade nell'area compresa tra le estreme propaggini occidentali della catena del Pollino e l'ampia pianura del basso corso del fiume Lao, il maggiore tra i fiumi del comprensorio. Il paesaggio attuale è caratterizzato da un'ampia spiaggia sabbiosa. Lo scoglio di Torre Talao è un promontorio proteso sul mare. È proprio tale scoglio, con il sistema di grotte e cavità naturali che nasconde, a fornire i primi dati e materiali archeologici relativi a Scalea. Si tratta di reperti di epoca paleolitica. Rinvenimenti archeologici nella zona compresa tra le attuali Via Lauro e Via Fiume Lao sono stati messi in relazione con il centro di Lavinium, menzionato da alcune fonti storiche. Si è propensi, però, a riferirli a ville di età repubblicana e imperiale, piuttosto che ad un piccolo centro di tipo urbano quale dovrebbe essere stata Lavinium. Le ricerche archeologiche a Scalea ripresero nel 1975 con la parziale esplorazione della Petrosa, collina a nord del centro storico, protesa verso il mare, a fare quasi da separazione tra le insenature dei Carpini e di Scalea stessa, che in antico è probabile costituissero punti di approdo. Il sito di Torre Talao è costituito da una serie di grotte e cavità che si aprono sui fianchi del promontorio a dominare il paesaggio costiero di Scalea, occupato sulla sommità dalla bella torre di avvistamento cinquecentesca. La posizione attuale, ormai saldamente connessa alla terraferma, è conseguenza del progressivo fenomeno di regressione marina che si registra su tutta la fascia costiera tirrenica. Considerato che nei documenti del XVII secolo lo scoglio appariva completamente staccato dalla terraferma e ancora agli inizi del secolo scorso era collegato alla costa solo da una sottile lingua di terra. Il sito costituisce uno dei più importanti contesti preistorici della costa tirrenica, soprattutto per la ricchezza dei depositi che risalgono al periodo musteriano, tra 60.000 e 40.000 anni prima di Cristo. Il materiale litico è rappresentato soprattutto da raschiatoi su selce e ciottolo, utensili adoperati per scuoiare gli animali e trattarne le pelli. La Petrosa è parte del sistema collinare di calcare dolomitico che delimita il territorio di Scalea a nord. La posizione del sito, a controllo delle due baie del Carpino e di Scalea, probabili punti di approdo in antico, risulta particolarmente favorevole all'insediamento.
Alcuni saggi di scavo, eseguiti nel 1975 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, hanno portato alla luce testimonianze relative ad uno dei più importanti insediamenti indigeni di età arcaica sulla costa tirrenica calabrese. Recenti analisi di fotointerpretazione hanno fatto ipotizzare la presenza di un vallo a difesa dell'insediamento. Lo scavo ha restituito notevoli quantità di vasellame d'impasto e recipienti decorati con motivi geometrici tipici del patrimonio culturale enotrio. Rilevante è il numero delle anfore da trasporto greche che evidenziano rapporti commerciali con mercati attivi lungo la costa tirrenica, ma anche l'esigenza di procurarsi beni di consumo, quali l'olio e il vino, tipici prodotti delle città greche coloniali. L'abbandono dell'insediamento, contemporaneo alla distruzione di Sibari nel 510 a.C., indica lo stretto legame economico e probabilmente anche politico tra il gruppo indigeno insediato alla Petrosa e la polis achea sullo Ionio, la quale aveva esteso la sua influenza anche su questa parte della costa tirrenica. Una delle principali aree di interesse archeologico nel territorio comunale di Scalea è stata riconosciuta nella località Foresta, un terrazzo marino posto alle spalle del centro moderno. Diversi rinvenimenti di superficie hanno evidenziato la presenza di piccoli insediamenti di tipo rurale, destinati allo sfruttamento delle potenzialità agricole della zona in epoca ellenistica e romana. Nel 1989 furono scavate tre sepolture databili alla seconda metà del IV secolo a.C. I corredi funerari rinvenuti erano costituiti soprattutto da vasellame a vernice nera, classe ceramica molto diffusa in età ellenistica in tutto il bacino del Mediterraneo. Nei terreni di riporto, provenienti da sbancamenti eseguiti nella zona, furono rinvenuti nella stessa occasione alcuni frammenti di vasi a figure rosse. Tra questi emerge un piatto da pesce indicativo della presenza di sepolture con corredi di maggiore impegno, confermato anche dalla presenza di due splendidi frammenti di anfore a figure rosse di produzione italiota. Numerosi frammenti di ceramica fine da mensa di età imperiale, sigillata italica e africana, ceramica a pareti sottili, frammenti di lucerne e anfore da trasporto indicano che l'area di Foresta era occupata probabilmente con ville rustiche nel periodo successivo alle guerre annibaliche, almeno a partire dal I secolo a.C. Nel 1891 venne riferita la presenza di strutture murarie e di mosaici in località Fischia di Scalea. Nel 1909 venne osservato e descritto un vasto ambiente pavimentato a mosaico, realizzato con tessere bianche e nere in calcare ed una vaschetta quadrangolare con gradini. A poca distanza un altro mosaico, policromo, ricchissimo, con tessere di circa 5 mm, contenente vari riquadri e intrecciature. Nel 1934 la soprintendenza eseguì alcuni saggi di scavo. Nell'occasione fu ripresa l'esplorazione dell'ambiente con mosaico, successivamente riutilizzato come torcularium, ossia un torchio per la lavorazione dell'uva. Si può ipotizzare la presenza di ambienti residenziali relativi ad una villa di età imperiale, riutilizzati
come spazi destinati ad attività produttive nel IV secolo d.C. Più a nord fu rinvenuto un altro torcularium di dimensioni inferiori e pavimentato con un semplice rivestimento di calcestruzzo. I pochi dati disponibili fanno supporre la presenza di strutture residenziali anche di alto livello, vista la particolare cura attribuita alla decorazione dei pavimenti e la stessa presenza di alcuni frammenti di decorazioni architettoniche. Nel marzo del 1933, il proprietario di un fondo in contrada Fischia comunicò al soprintendente il rinvenimento fortuito nel proprio terreno di una testa di marmo, di tombe contenenti scheletri e di frammenti di marmo colorato e colonne. La ricomposizione dei diversi frammenti, effettuata in soprintendenza, ha consentito poi di ricostruire la parte superiore di un'erma in marmo greco proveniente dalle cave del Pentelico presso Atene. L'erma, alta 37 cm, fu attribuita ad una divinità femminile, probabilmente Persefone, ma sembra più probabile l'ipotesi di attribuzione ad un Dioniso giovane. Nel 1962, sempre nel corso di lavori agricoli nell'area della Fischia, si recuperò un pilastrino in marmo raffigurante a rilievo un Dioniso. Nel 1992, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria effettuò un recupero di materiali contenuti in cumuli di terreno di riporto nella località Monticello, nella parte più interna di Scalea, a breve distanza dal centro storico. I frammenti ceramici recuperati sono relativi soprattutto ad anfore da trasporto, ceramica da cucina e ceramica fine da mensa, del tipo cosiddetto terra sigillata africana chiara, dalla patina rossa lucida che ne ricopre la superficie. Se si esclude qualche frammento di anfora databile alla prima età imperiale, la maggior parte del materiale può essere datato tra il III e il IV secolo d.C., un momento di grande rigoglio economico e produttivo di tutta la zona. Particolare interesse riveste un frammento di tegola recante un bollo impresso in cartiglio rettangolare, analogo ad uno rinvenuto nel corso degli scavi in contrada Fischia. Nonostante le sue dimensioni assai contenute, la piccola esposizione di reperti della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, presente dal 1987 all'interno di una delle torri delle mura cinquecentesche del centro storico di Scalea, può vantare una media di ben 10.000 visitatori all'anno. Le tre vetrine, ricavate all'interno delle bocche di fuoco dell'antica postazione difensiva, illustrano i manufatti e le testimonianze delle civiltà che hanno occupato questo tratto della fascia costiera tirrenica calabrese.